Allora, dicevo, riprendiamo la parola qui dal palco. Intanto vi presento i miei ospiti. Alla mia sinistra il presidente della Regione Umbria, Catuccia Marini. Buongiorno e grazie per essere con Buongiorno, ciao. noi. Accanto a lei il ministro, il vice ministro dello sviluppo economico, Teresa Bellanova. Buongiorno e benvenuta. E poi Linda Laura Sabatini, una statistica. Parliamo di donne. Parlare di donne significa tante cose. Intanto, Vice Ministro, mi dica una cosa: a luglio l'occupazione femminile ha registrato un record dal 1977. Sta cambiando qualcosa in Italia, un dato strutturale o che cosa? Beh, sì, sta cambiando, lo dicono i dati, ma io non vorrei ammorbare la platea richiamando i dati, solo facendo due riferimenti ben precisi. Durante la lunga crisi, la crescita dell'occupazione femminile si è bloccata. Tra il 2013 e il 2017 c'è una differenza che parla del 46% di donne occupate nel 2013. Il 49,1% di donne occupate nel 2017. Ma insieme a questo voglio richiamare un altro dato che dice che le start-up che sono state finanziate nel 2016 rispetto alle 2187 start-up, il 43% sono a maggioranza femminile. E questo lo richiamo per dire che molti dimenticano che l'Italia è uno dei paesi europei che ha la più alta presenza di donne occupate nel settore artigianale e nel mondo delle professioni. Quindi sono questi due dati che ci dicono che l'Italia, per quanto riguarda il lavoro femminile, è ripartito. Dobbiamo rafforzare questa situazione, ma il treno è in movimento. Perché è ripartito in modo, diciamo così, interessante ed è ripartito in modo particolare nel Mezzogiorno? Partendo da dati che erano difficili, perché l'Italia ha una situazione estremamente differente anche rispetto agli altri paesi europei per quanto riguarda la percentuale di donne occupate. Quello che oggi, come dire, mi fa parlare con positività di questi elementi è che aumentano le assunzioni delle laureate e aumentano le assunzioni rispetto a quella fascia stipendiale che è al di sopra dei 1.500 euro e quindi vuol dire che stanno entrando nel mondo del lavoro professionalità medio-alte, che stanno entrando quelle formazioni che erano state tenute fuori nell'ultimo decennio. Che cosa dobbiamo fare per rafforzare questo? Io credo che noi dobbiamo guardare in faccia la realtà. L'occupazione femminile è un percorso difficile, ha bisogno di una poderosa ripresa economica, ma noi dobbiamo aiutare le donne a stare nel mondo del lavoro. Dobbiamo aiutare a permanere nel mondo del lavoro quelle che già ci sono, dobbiamo far entrare le nuove ragazze che vengono abbondantemente escluse. Bellanova, si fermi un istante qua perché prima nel backstage, come si dice tecnicamente, parlavo con la professoressa Sabatini, dicevo, vabbè, a me piacerebbe iniziare da questo punto, ricordando questi dati. Io ho visto che ha scosso un po' la testa, perché? Me lo spiega? Non è che ho scosso la testa, perché poi i dati che lei ha detto sono corretti. Quello che va detto però, secondo me, è che noi siamo in una situazione in cui per l'impatto così grosso della crisi e la gravità di questa crisi che è stata lunga e profonda, il tasso d'occupazione femminile ovviamente è cresciuto molto poco e siamo penultimi nella graduatoria in Europa. Quindi il problema è che dobbiamo lanciare una vera sfida su questo fronte, non ci possiamo accontentare. In più, la qualità del lavoro femminile si è molto abbassata proprio per effetto della crisi. Part-time involontario che è cresciuto e anche sotto inquadramento, soprattutto tra le giovani, come anche lei diceva. Allora, il problema vero, io parto da un numero. Recentemente è stato pubblicato l'indice dell'Istituto di Genere sulla parità di genere in Europa, che ci ha visto fare un balzo.
dal 26esimo posto al 14esimo. Stavamo messi molto male. Perché c'è stato questo balzo? Il balzo c'è stato perché sono migliorati gli indicatori sul potere. E allora, perché sono migliorati gli indicatori sul potere? Perché abbiamo dato una spallata sul potere, governo al 50%, si riferivano a quei dati, Parlamento al 30%, legge Golfo Mosca, che ha portato a questo balzo. Certo non ha risolto il problema, però ci ha fatto saltare. Ovviamente questo non è successo né nei tassi d'occupazione, né nella conciliazione, che peggioriamo a livello europeo. Allora, secondo me c'è bisogno di una spallata, così come abbiamo fatto sulla questione del potere, per far crescere l'occupazione femminile, bisogna dare una spallata, adottare misure di sistema, adottare un'ottica di sistema, perché il vero nodo è che noi dobbiamo ridurre questo sovraccarico gravissimo di lavoro, di cura e domestico sulle spalle delle donne, rompendo rigidità nell'organizzazione del lavoro nel privato, primo, rompendo rigidità nella divisione dei ruoli all'interno della coppia, rompendo con questa logica del taglio della spesa sociale, perché la spesa sociale non può più essere vista come costo, ma deve essere investimento. Se noi adottiamo veramente quest'ottica di sistema, e lo so che tutti mi diranno, ma ci vuole un tesoretto per fare tutto ciò, e sono perfettamente cosciente che questo potrebbe essere l'utopia, però dico una cosa, certo una cosa del genere non si può fare in un anno, però è fondamentale adottare la strategia che questo bisogna perseguire, perché prima o poi questo tesoretto riusciremo a trovarlo se ci dotiamo di questa strategia. Va bene, perfetto, è molto chiaro. Poi mi dirà il Vice Ministro Bellanova che cosa ne pensa di questa richiesta di spallata che avanzava la professoressa Sabatini. Presidente Marini, allora, mi regala anche una fotografia dal suo punto di vista, dal punto di vista di un amministratore, no? Per esempio, se io guardo alla nostra penisola, noto come su 8.000 sindaci ci siano soltanto 1.000 sindaci donne, spesso in piccoli centri. Adesso tolgo Roma e Torino, o li lasciamo dentro anche Roma e Torino, vista l'esperienza politica. Come mai ancora questo ritardo, anche in politica? Ma intanto, sì, questo è un dato che è interessante anche rispetto alle cose che diceva la professoressa Sabatini. In realtà noi abbiamo aumentato tantissimo la rappresentanza e tutto questo non è avvenuto a caso. Credo che il PD abbia dato un grande contributo in tutto questo, e le donne anche del Partito Democratico in modo particolare. Sono aumentate le donne in Parlamento, nei consigli regionali, nelle giunte regionali, nei comuni e nei consigli comunali, ma non aumentano per esempio in alcune apicalità, non aumentano ai vertici delle regioni. Io ho fatto fare un conto, magari non so se c'è un dato preciso, ma nei 47 anni di storia delle regioni a statuto ordinario solo 8-9 donne italiane hanno fatto il presidente della regione, a fronte di alcune centinaia di presidenti maschi nelle 21 regioni in 47 anni di storia. Dobbiamo riflettere su qualcuno di questi dati. I sindaci, le donne sono il 30% nei consigli comunali, ma sono il 14% a fare i sindaci. E quasi sempre sono sindaci di comuni con meno di 15.000 abitanti, con una pattuglia anche dei comuni intermedi, ma in maniera molto casuale, sporadica, non così abituale anche nel frequente avvicendamento. E allora il tema è promuovere sì la rappresentanza, ma promuoverla anche nei luoghi decisionali. A me ha colpito un dato: dei 28 paesi dell'Unione Europea non c'è nessun ministro dell'economia donna. Credo che le donne debbano stare anche in alcuni luoghi decisionali importanti, che sono il presupposto anche per fare alcune politiche. Non è scontato, non è solo per il fatto che ci siano le donne che alcune politiche vengano adottate, ma se non ci sono sicuramente sarà più difficile adottare alcune politiche. In alcuni ambiti,
quelli del lavoro, quelli dell'impresa, quella della crescita della produttività, dico alcuni temi, quella degli investimenti sul welfare, io credo che la presenza anche in luoghi decisionali di governo delle donne possa aiutare a scegliere delle priorità che favoriscano non solo la rappresentanza ma anche il cambiamento delle condizioni per le donne. Inutile esserci se non concretamente diamo un contributo a farlo, e chi è nei luoghi decisionali deve dare un contributo a farlo, deve assumersi un patto nei confronti delle altre donne. Perché non accade? Spesso secondo me anche perché non abbiamo cambiato alcune cose, tra cui i tempi. Io credo che sui tempi, i tempi sono, escludono una parte della rappresentanza femminile nei luoghi decisionali, i tempi dell'organizzazione dei luoghi della decisione, i tempi del lavoro dei luoghi della decisione, e poi perché ogni qualvolta c'è una donna c'è un uomo in meno. Sì. Bisogna dire le cose come stanno, quindi c'è una ragione molto oggettiva. L'applauso che arriva solo dalla parte femminile qua, però vabbè, questa è una piccola annotazione. Bellanova, allora, da dove vogliamo riprendere? Da quello che diceva prima la Sabatini a proposito di questa spallata culturale, politica che ci deve essere, oppure per esempio da un altro tema che purtroppo colpisce ancora una volta le donne, che riguarda il gap salariale? Anche qui, insomma, le donne mediamente guadagnano il 6% in meno rispetto agli uomini. Sì, partiamo da dove diceva Linda Laura. Noi abbiamo, come dire, una visione comune rispetto a questo, quindi non mi pare il caso di stare a sottilizzare sui i dati. Dicono quello, c'è un incremento, non quello che noi vogliamo, non quello a cui dobbiamo ambire come donne e come sistema paese, ma il treno è ripartito. La situazione che abbiamo di fronte qual è? Quella che le donne nella pubblica amministrazione guadagnano 270 euro in meno a parità di mansione rispetto a un uomo. Nel privato guadagnano 440 euro in meno rispetto a un uomo a parità di mansione. Lo diciamo in cifra fissa, così rende meglio l'idea. Ecco. Allora, di fronte a questo, io sono d'accordo con Linda e la mia cultura politica che dice dobbiamo andare verso la condivisione. Nella mia famiglia, per svolgere la funzione che svolgo, la condivisione è un fatto acquisito. La maggior parte delle donne però si fanno carico anche del lavoro di cura. In attesa di arrivare a determinare la cultura della condivisione, noi come interveniamo su quel gap? Abbiamo deciso che non c'è un tesoretto, ma c'è una scelta che appartiene a un lavoro che abbiamo fatto nel Jobs Act, nella riforma del mercato del lavoro, e che Maria Elena Boschi ha portato in porto nelle ultime settimane, che dice esattamente questo. Noi dobbiamo andare a mettere le mani laddove le contraddizioni ci sono e dobbiamo provare a risolverle. 120 milioni di euro destinati per il 2017 e il 2018 alla contrattazione di secondo livello, finalizzata ad intervenire su quei punti lì: la organizzazione del lavoro, i servizi, il welfare aziendale, in modo da mettere le donne in condizione di non avere un gap salariale. Insieme a questo abbiamo fatto anche scelte importanti che dicono che nel lavoro non si può essere discriminate perché si sceglie di fare un figlio, e quindi abbiamo fatto la legge contro le dimissioni in bianco. Abbiamo fatto una legge che non viene valutata per quello che effettivamente è, la legge contro il caporalato, che parla al lavoro delle donne. In questo paese ci sono centinaia di migliaia di donne che lavorano in agricoltura e che vengono assimilate al lavoro povero, e che invece lavoro povero non è lavoro sfruttato. E per molti anni quelli di sinistra a sinistra in questo paese si sono distratti pensando che il lavoro nero, il lavoro del caporalato, riferiva agli immigrati. Ed è morta una donna nelle campagne pugliesi per scoprire, attraverso la denuncia fatta da Matteo Renzi, che il caporalato in Italia riguarda centinaia di migliaia di donne. Abbiamo fatto una legge che inserisce in Italia, nessun paese in Europa ce l'ha, il reato di riduzione in schiavitù.
Oggi si incominciano a fare le prime condanne contro i caporali e contro le aziende che utilizzano i caporali, e le donne si sentono in un sistema più protetto, perché le donne incominciano a rivendicare con più forza i propri diritti anche in quei segmenti dove il lavoro è meno tutelato perché anche più precario. Allora io dico, certo, Linda Laura, il tesoretto, dobbiamo lavorare di più, incominciamo a far conoscere alle donne quello che abbiamo fatto. Dal 2018 in Italia ci saranno 4 giorni di congedo parentale obbligatorio per gli uomini, perché i padri si devono fare carico della cura della famiglia. E allora, laddove non si è stati in grado di far crescere la cultura della condivisione, interveniamo anche con le norme, ma questo non è un lavoro che si può fare solo per decreto. Dobbiamo trovare le risorse, ma dobbiamo intanto incominciare a far conoscere alle donne gli strumenti che abbiamo messo in campo. Io voglio fare, se ho un minuto ancora, un riferimento a uno strumento al quale ci tengo molto, e lo strumento si chiama voucher babysitting. Abbiamo detto, le donne quando sono più vulnerabili, quando hanno la fortuna di stare nel mondo del lavoro? Sono più vulnerabili quando decidono di fare un figlio, e nel momento in cui decidono di farsi carico di questo hanno 5 mesi di astensione obbligatoria e poi 6 mesi di astensione facoltativa. È esattamente l'anno in cui la donna manca dal suo posto di lavoro e quando torna trova gli altri che stavano dietro di lei, che magari hanno fatto carriera, o quel posto di lavoro non lo trova più perché è stata modificata l'organizzazione del lavoro. Allora noi abbiamo detto alle donne, se voi volete, anziché stare 6 mesi a casa con il 30% di stipendio, voi prendete un assegno di 600 euro al mese che vi aiuta a farvi carico per avere una babysitter regolarmente assicurata all'INPS, o per pagare la retta in un asilo nido privato, convenzionato o pubblico, laddove ci sono, e potete continuare a svolgere la vostra funzione. Le donne hanno gradito molto questo. Quando non lo hanno utilizzato è perché non lo sapevano, perché in Italia non si faceva una cosa semplicissima, che era quella di mandare un SMS a tutte le donne che fanno un figlio per dire: guarda che hai diritto a questa opportunità, scegli tu se utilizzarlo o meno. Da quest'anno vorrei comunicare a questa platea, che probabilmente non lo sa ed è la platea, come dire, più politicamente avvertita, che questo assegno, questo voucher babysitting, lo abbiamo esteso anche alle lavoratrici autonome, alle libere professioniste, perché per il Partito Democratico la maternità ha un valore sociale, sia che a fare il figlio è una lavoratrice dipendente, sia che è una lavoratrice autonoma o una libera professionista. Anzi, faccio un'altra comunicazione. Abbiamo detto che noi non andiamo avanti con approcci ideologici, perché tu sai bene, tu che analizzi tutte queste situazioni, che se vai a una lavoratrice autonoma, a un'artigiana, a un'architetta, a una professionista e gli dici: hai diritto alla maternità obbligatoria? E quella dice: grazie, bene, sono contenta. Che cosa devo fare? Per 5 mesi ti devi astenere obbligatoriamente dal tuo posto di lavoro. Quella ti ringrazia e dice: bene, io se torno dopo 5 mesi la mia bottega artigiana è chiusa e il mio studio professionale non ha più un cliente. Allora abbiamo detto: facciamo una cosa che è la parità nella diversità, anche nella diversità normativa. E allora abbiamo fatto la scelta di dire che le lavoratrici autonome e le libere professioniste hanno diritto comunque a 5 mesi di maternità obbligatoria, ma possono essere presenti nel loro posto di lavoro, perché noi vogliamo che le donne non solo non siano costrette a scegliere tra fare un figlio e andare a lavorare, ma che possano continuare a lavorare, a fare carriera anche dopo che hanno deciso di fare un figlio. Allora, adesso chiedo la vostra collaborazione, perché abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, sennò qua poi mi sgridano, insomma, mi tirano l'orecchio. Sabatini, c'è un altro tema centrale in questa nostra discussione che riguarda la violenza sulle donne, il problema del femminicidio in Italia. Allora, i dati sulla violenza ci dicono che la violenza sulle donne risulta in calo, ma c'è ancora molto
molto da fare. Mi dice effettivamente qual è oggi la situazione nel nostro paese? Può sembrare strano, ma la violenza è effettivamente in calo. Può sembrare strano perché se ne parla molto più di prima e anche perché molti dei casi di violenza di cui si parla sono casi molto gravi e molto efferati. Quello che sta succedendo è che la violenza diminuisce nelle sue forme meno gravi e soprattutto tra le studentesse e le ragazze, ma anche trasversalmente. Diminuisce sia la violenza fisica che la sessuale che la psicologica. E questo potrebbe essere legato a una maggiore capacità delle donne di intercettare la violenza e interromperla prima che diventi troppo grave, cioè prima che ci sia l'escalation che porta all'estrema gravità, soprattutto tra le ragazze. Il problema qual è? È che questa presa di coscienza femminile probabilmente sta creando anche una maggiore reazione maschile da parte di coloro che ovviamente hanno un approccio di dominio e possesso nei confronti delle donne, che reagiscono con maggiore violenza e con maggiore gravità a questa presa di coscienza femminile. Quindi il panorama qual è? Che la violenza sta calando per le sue forme meno gravi, che sono inchiodate le forme gravi, cioè femminicidi e stupri. Quelli non li stiamo, diciamo così, intaccando, però il resto della violenza si sta aggravando proprio nelle sue forme. Questo paradossalmente, dico paradossalmente perché fortunatamente ancora non sta succedendo, potrebbe voler dire che in prospettiva, a fianco al calo della violenza, potrebbero aumentare i femminicidi, perché sta aumentando il numero delle donne a rischio di grave violenza e che dichiarano di aver avuto paura per la propria vita. Questo che vuol dire però anche? Che è un momento importantissimo per l'adozione di politiche. Perché? Perché se c'è questa presa di coscienza femminile e la violenza sta calando, se si investe seriamente su questa questione facendo un lavoro che superi la frammentazione degli interventi che per tanti anni c'è stata nei confronti della battaglia contro la violenza, gli effetti che può avere le misure delle politiche possono essere molto efficaci, perché è già in atto una trasformazione. È molto più facile intervenire nel momento in cui c'è già sommovimento che non nel momento in cui c'è proprio calma piatta, nel senso che c'è che tutte le donne subiscono in silenzio. Il clima sociale, di condanna sociale che è cresciuto in questi anni a partire dalla legge contro la violenza, è andato via via sempre più crescendo, aiuta e dà coraggio alle donne a non rimanere dentro le quattro mura, a non essere isolate su questo fronte. E quindi l'azione che poi è stata fatta sul piano antiviolenza ora, no? Il piano che adesso dovrebbe uscire, è molto importante, perché si partiva da una situazione di fortissima frammentazione. Ogni regione agiva per conto suo, ogni centro antiviolenza agiva per conto suo, non c'era quel lavoro di integrazione fondamentale di cui c'è bisogno. Si fermi qui, è stata chiarissima. Presidente Marini, allora, esistono, lo sappiamo, tanti tipi di violenza, no? C'è la violenza fisica, ma c'è per esempio la violenza psicologica, che spesso è quasi più grave. Io so che lei di recente è stata protagonista di uno spiacevolissimo episodio, nato in rete, credo. Mi dice che cosa è successo e lei come ha risposto? Ma la rete lo sanno bene le donne, e non solo le donne, devo dire, la rete è un luogo dove il tema della violenza e dell'odio, diciamo, la rete usa, accanto alle grandi potenzialità che la rete ci dà, ci sono anche altri problemi che la rete ha posto. E questo è drammatico soprattutto sui giovani e sui giovanissimi, dove abbiamo episodi diffusissimi e dove le scuole ci raccontano.
io ho fatto un'operazione a fronte di un episodio che di cui più di tanto non voglio parlare, perché è anche un episodio ovviamente attenzionato per il fatto che ho anche un ruolo istituzionale, come sempre accade, quindi c'è un'attenzione delle forze dell'ordine, forze polizia, però ho utilizzato anche questo episodio per dire che se non fa sentire la voce chi ha un ruolo istituzionale pubblico, noi non possiamo affrontare questo tema fino al punto di fermarlo e di mettere in atto una reazione. Credo che anche sulla rete si può mettere in atto una reazione. L'episodio sono gli episodi di sessismo che riguardano la rete, che riguardano tante donne che sono impegnate nelle istituzioni. No? Anche questa mattina vedo che nella rete, nei confronti di qualcuna di noi, si continua a lavorare in odio e in violenza. Cioè, quando c'è un ruolo istituzionale pubblico, se ricoperto da un uomo, la rete può scatenare un odio, ma che si ferma all'odio del dibattito politico e del ruolo istituzionale. Se riguarda una donna, questo degenera, e degenera nel sessismo, e degenera nella disuguaglianza e anche in fenomeni violenti. Se questo lo portiamo tra le giovani generazioni, tra le ragazze, le giovani e le giovanissime, gli episodi sono drammatici, e a volte anche dall'esito dei tentativi di suicidio, dei suicidi, come ha raccontato la rete. Credo che noi abbiamo una responsabilità, prima di tutto le donne, di provare a reagire a questo fenomeno. E credo che non sia solo sul piano normativo, lo voglio dire con molta chiarezza, non solo sul piano repressivo e normativo, peraltro non so quanto efficace nella rete, ma sicuramente sul piano culturale possiamo fare molto e dobbiamo dare voce. Io sono molto d'accordo con quello che diceva Laura, perché i dati ci dicono questo. Il lavoro degli ultimi 10 anni ha dato fiducia alle donne, il lavoro che abbiamo fatto sulla rete dei servizi, il lavoro che abbiamo fatto a mettere in rete la risposta, il lavoro che abbiamo fatto a mettere insieme politiche di contrasto alla violenza con politiche di welfare e di autonomia, quanto è importante alcune politiche del lavoro per affrontare anche i temi dell'autonomia delle donne e della possibilità di reagire alla violenza. Allora, questo lavoro prezioso che abbiamo fatto, che ha dato fiducia alle donne, ha dato fiducia nella denuncia, ma ha dato anche fiducia nella prospettiva. Le donne forse non denunciavano a volte perché non vedevano neanche cosa sarebbe accaduto dopo. Ha dato fiducia nella protezione, oggi ci sono gruppi delle forze dell'ordine formati e specializzati, il personale dei nostri pronto soccorsi sensibilizzato, le istituzioni scolastiche formate, la rete dei servizi, le politiche attive del lavoro, misure della programmazione europea. Allora, quello che abbiamo fatto, che ha aiutato a dare fiducia, lo dobbiamo fare anche su questo tema della rete. Qui siamo all'epoca primitiva, io credo, nella rete. Se entriamo con gli occhi delle donne, troviamo una violenza inaudita che diventa anche il veicolo della violenza poi fisica, non solo di quella psicologica, a volte diventa il veicolo anche della violenza fisica che investe le donne. Quindi il lavoro sulla cultura, sulla formazione e sulla prevenzione credo che sia un lavoro importante da fare, e dobbiamo farlo anche in modo particolare sulle giovani generazioni e sui ragazzi e le ragazze. Ecco, per concludere, Vice Ministro Bellanova, forse anche nelle scuole bisognerebbe fare molto di più, o no? Di quanto già non si faccia oggi. Assolutamente, nelle scuole bisogna, io da sottosegretario al lavoro e poi da Vice Ministro allo sviluppo economico, ho sempre fatto una missiva a tutti i dirigenti scolastici delle varie province per dire: utilizzate le istituzioni non per fare propaganda elettorale, ma per organizzare momenti di confronto a partire dai temi della parità. Le ragazze e i ragazzi nel percorso scolastico normale si sentono pari, e quando escono da quel percorso, che si misurano con la differenza, che si misurano con situazioni che non li mettono in condizioni di parità. E insieme a questo io credo che bisogna ragionare e riflettere molto proprio sul tema del rispetto, della legalità e della lotta contro la violenza.
ma costruire la cultura contro la violenza significa avere delle istituzioni che lavorano in rete, significa avere delle istituzioni e anche una politica che sappia rispettarsi, perché noi parliamo molto della rete, ma capita sovente che linguaggi violenti vengono utilizzati anche all'interno della politica e le donne spesso ne sono le prime vittime di questo. E un'ultima cosa, giacché utilizziamo questa tribuna anche come pubblicità progresso, io la voglio richiamare rispetto a quello che è stato detto, facciamo conoscere una norma che con il governo Renzi abbiamo fatto, che dice che le donne che hanno il coraggio di denunciare, perché quando la violenza spesso avviene nelle mura domestiche bisogna avere un di più di coraggio per andare da un'istituzione a fare la denuncia. Quelle donne vanno aiutate, le donne vittime di violenza vanno aiutate anche nel percorso che devono fare per sostenere la loro denuncia. 3 mesi di congedo retribuito al 100%, che è l'unico congedo che esiste in Italia che è retribuito al 100% per aiutare le donne vittime di violenza a sostenere il percorso nel momento in cui vanno in giudizio. Quindi non siamo stati con le mani in mano, cercheremo, Linda Laura, se avremo l'opportunità di continuare a prenderci cura di questo paese, cercheremo ulteriori risorse, ma intanto io dico cerchiamo di far conoscere gli strumenti in più che in questi 3 anni abbiamo messo a disposizione delle donne. Allora, non voglio interrompere l'applauso, ci fermiamo per il momento qua. Io ringrazio i nostri ospiti, il Presidente della Regione Umbria, Catuscia Marini, il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Teresa Bellanova, e la Professoressa Linda Laura Sabatini. E...